Vogliamo iniziare offrendo proprio al maestro un dono, Andrea. Lo prendi tu, lo consegniamo a Sì, Michele Affidato e poi sentiamo dalla questo sua diretta premio voce. viene veramente dal cuore, in quanto noi ci onoriamo di avere il simbolo della calabresità che esporta in tutto il mondo il nome della Calabria. Quindi per noi è un grande onore, è la quinta edizione del premio e fin dall'inizio il maestro si è reso disponibile, senza se e senza perché, sempre. E quindi per noi, lo dico con il cuore, è veramente un grande piacere. Al maestro Michele Affidato, ambasciatore dell'arte orafa, della cultura calabrese e dell'accoglienza, per l'impegno profuso e la dedizione per l'integrazione dei popoli e la promozione della nostra terra. Grazie. Premio a Michele Affidato, ambasciatore tra l'altro straordinario anche dell'UNICEF. Salutiamo il presidente nazionale che è appena arrivato, il garante dell'infanzia, dottor Antonio Marziale, che avremo proprio qui su questo palco. Michele, ti senti a casa perché le nostre hostess indossano dei tuoi gioielli, l'arte antica, l'arte moderna, quindi lodiamo a loro, ti arriverà sicuramente. Intanto grazie per essere qui, grazie per sostenere questi premi che con la firma Michele Affidato, ecco, riescono a rilanciarsi ancora meglio. Quindi è importante questa presenza, stiamo vedendo, il nostro pubblico sta vedendo tutti i lavori, questa missione che parte dal sacro, sai, un argomento che a me sta a cuore, quindi orafo di tre papi, orafo di grandissime occasioni, di Sanremo, abbiamo visto e stiamo vedendo, ha incontrato tutti i personaggi che potevano esistere, da Pippo Baudo alle nuove leve della musica giovanile. Quanto è bello vedere nella propria terra che ci sono eventi come questi che crescono e poi diciamo quanto è bello averti qui perché fra poche ore la tua delegazione partirà in America per portare ancora una volta il Made in Italy oltre oceano questa volta, in modo straordinario. Buonasera a tutti, innanzitutto per me io sono veramente onorato di essere qui questa sera in questa perla del Mediterraneo, Tropea, mi lega già dalla mia infanzia quando venivo con i miei zii, quindi è sempre bello ritornarci e grazie a voi per l'invito, grazie ad Andrea che da diversi anni, ecco, come diceva, realizza i premi, questa sera ho voluto dare anche la mia presenza e lo faccio veramente col cuore perché io solitamente realizzo i premi per gli altri, questa sera lo ricevo e poi quando un premio lo ricevi nella tua terra veramente lo senti nel profondo del tuo cuore. Io questa sera voglio ringraziare anche due persone particolarmente legate alla mia persona, il presidente nazionale UNICEF, di cui mi onoro di essere anche ambasciatore, e il garante dell'infanzia Antonio Marziale, che ecco, dopo tanto tempo abbiamo la possibilità di vederci questa sera a Tropea, ci sentiamo solo telefonicamente. Comunque ecco, dico veramente che è importante realizzare queste premi, cultura a confronto, premi che ecco un po' ci fanno socializzare, vivere quello che è veramente la cultura nel mondo e credo che il mondo oggi per andare avanti bisogna che ecco, ci siano questi eventi, eventi di globalizzazione veri che possono trovarci tra di noi delle sinergie e veramente rappresentare veramente questa pace nel mondo e ecco, un po' più di aggregazione. Sono quegli eventi che esportano la Calabria più bella, quella che è meno discussa in Italia e all'estero, ma è quella che esiste. Allora, ecco, come ti stai preparando a quest'altro incontro negli Stati Uniti, dove andrai, ecco, ancora una volta a mettere la tua firma in un'opera importantissima, sempre legata alla Madre Celeste? Beh sì, nasce questo progetto alcuni anni fa, quando sono stato chiamato con un telegramma a Częstochowa, al santuario della Madonna di Częstochowa, una delle Madonne più conosciute al mondo, poi la Madonna tanto amata da Giovanni Paolo II, è una Madonna che non è la Madonna solo di una città, ma la Madonna di un'intera nazione. Vengo chiamato dai monaci paolini perché ricorreva il 300° anniversario della prima incoronazione della Madonna di Częstochowa con dei diademi donati da Papa Clemente XI. Poi nel 1914 furono trafugati, la Chiesa polacca ha inteso rifare questi diademi ed ecco veramente mi fa piacere che poi la scelta sia caduta sulla mia persona. Per me è stata una grande responsabilità che mi ha fatto crescere innanzitutto tantissimo sia artisticamente che spiritualmente. Ecco, avere tra le mani una delle Madonne che è veramente un bene di una nazione, veramente è stata forte l'emozione e oggi arriva anche quest'altra richiesta dai monaci di Filadelfia perché in America, in Pennsylvania, ci sono circa 15 milioni di fedeli polacchi, Che ecco, venerano. anche loro hanno inteso
ecco, rifare i diademi come hanno fatto a Częstochowa, e per l'appunto domani mattina si parte per l'America. Senti, emozionami Andrea Addolorato, cosa auguri a questo festival? Col cuore, perché so che quando un augurio parte Andrea, dal cuore. Andrea è una persona innanzitutto vera, nella vita si conoscono tante persone, alcuni diventano conoscenti e alcuni diventano amici. Andrea è un mio amico. Il mio amico è Marcello, che mi ha dato la possibilità, Perrone, che mi ha dato la possibilità di conoscerlo, perché ecco, quando c'è una Calabria vera, una Calabria fatta di quelle persone che vogliono bene a questo territorio, allora bisogna stare tutti uniti, perché credo che ecco, oggi sia veramente, ci vuole forza per poter rappresentare questa terra che purtroppo tarda, ecco, tarda a farsi conoscere, perché noi siamo circondati da tre regioni, Puglia, Basilicata, Sicilia, che stanno facendo un turismo quello vero. Fortunatamente Tropea ha del turismo e di questo già ringraziamo, però noi vorremmo che tutta la Calabria fosse come Tropea, per cui ecco, dobbiamo forzarci noi giovani. Grazie, grazie Michele Affidato, grazie, grazie a voi. Per l'eccellenza dei porti, grazie anche alle nostre splendide modelle, grazie anche a voi.